Eccoci ragazze, buonasera. Saluto anche tutte le ragazze che ci vedranno in differita e che non sono qui con noi questa sera. E stiamo per appropinquarci, infatti mi sono anche messa la camicetta, mi sono data una sistemata, mi sono ordinata, perché stiamo per approcciare la tematica del riordino e della riorganizzazione spaziale in casa. Da che parte cominciamo con l'approccio alla remise in forma di un ambiente? Sicuramente mi sono fatta questa domanda da parecchio tempo, ma soprattutto ho cercato in questi anni anche il metodo per me, innanzitutto, per permettermi di anche trasformare gli ambienti, oltre che metterli in ordine, no? Perché non so voi, ditemi che cosa ne pensate, ma quando cominciano delle nuove stagioni abbiamo comunque sempre un po' voglia di cambiamento, no? Di inserire qualcosa di nuovo, un colore magari che possa darci quell'emozione, aiutarci con quell'emozione che portiamo sulle nostre spalle in quel periodo particolare. Sì, perché anche i colori fanno comunque parte del bagaglio delle nostre emozioni, soprattutto i colori che ci circondano all'interno della nostra casa. E quindi mi sono chiesta qualche tempo fa come si potesse approcciare il tema della trasformazione ambientale, sia dal punto di vista tecnico e quindi la parte metodologica di cui mi occupo io nella mia attività e che domani cominceremo un pochino a guardare insieme, ma soprattutto a monte di una trasformazione c'è sempre un'operazione di decluttering e di riordine spaziale, no? Quindi chi meglio di Ingrid Benincasa può aiutarci in questa riorganizzazione? Perché sappiamo bene, e sicuramente lo sapete come me, anche perché è una caratteristica di noi donne, quella appunto di sentirci meglio quando stiamo all'interno di un ambiente più ordinato e più, diciamo, funzionale, no? Oltre che ordinato. È ovvio che se riusciamo a riorganizzare i nostri ambienti a livello spaziale, no? E quindi a seconda di quello che ci serve all'interno del nostro ambiente, e riusciamo a tenere in ordine le cose per poterle cercare e trovare meglio, sicuramente anche a livello emotivo ci fa star bene questa cosa. Quindi bando alle ciance, quindi partiamo con questa diretta. Ingrid, non so se tu ci sei, vediamo un attimo come fare per chiamare Ingrid in diretta. Ah, sto vedendo una serie di domande, ragazze, qui che non avevo visto ieri. Interessante questa cosa. Visualizza richiesta. Ecco Ingrid. Si scoprono sempre cose nuove in queste mente e quindi ci sono sempre aggiornamenti che tutte le volte è una scoperta nuova, insomma. Eccola Ingrid. Ciao cara. Ciao, ciao. Piacere. Buonasera. Bentrovata. Insomma, siamo qui nel mood della trasformazione degli ambienti e quindi chi meglio di te può darci appunto dei suggerimenti e delle tips, esatto, per riorganizzare un po', no, i nostri spazi. Intanto lascio la parola a te, perché quando ho saputo, insomma, che mi hai spiegato, mi hai raccontato di Marie Kondo, non è che per caso conosci Marie Kondo, ma sì, la conosco, e quindi ti do la parola per raccontare un po', no, di quella che è stata la tua formazione e quella che può essere appunto l'approccio ai nostri ambienti così quotidiano anche, perché credo, e poi mi dici tu, credo che ci possa essere due tipologie di approcci anche nelle pulizie, no, di casa, quelle profonde, quelle famose pulizie di Pasqua, esatto, di quando ci ritroviamo nel caos più totale o che desideriamo proprio approcciare una trasformazione spaziale, quindi che ne so, cambiare un ambiente nella camera di nostro figlio, magari è cresciuto, dobbiamo aggiungere, togliere magari il fasciatoio, aggiungere un lettino più grande, la scrivania, mi viene in mente così questo. E le modalità classiche, no? Quelle di remise
in forma della casa, del quotidiano, ma soprattutto anche stagionale. Ci sono un sacco di argomenti, Ingrid, di cui si potrebbe parlare. Ascolta, fino a che ora possiamo stare in diretta? Che abbiamo tante cose da dire, guarda. Quindi. Sì, infatti ci sarebbe un mondo di cui parlare, quindi cerchiamo di dare qualche tips per poi capire, insomma, se alle ragazze interessano questi argomenti e se poi appunto vorremmo approfondire delle tematiche di cui appunto ci chiederete anche voi, ragazze. Assolutamente. Allora, mi presento, sono Ingrid Benincasa e devo sottolineare, perché tanti non ci credono, che Benincasa è proprio il mio cognome. Infatti sembra fatto apposta, però giuro che il mio cognome è proprio questo. A proposito dell'attrai, non so se hai visto la diretta di ieri sera, attrai quello che sei, cioè questa è la prova proprio tangibile del fatto che tu hai trovato il tuo mood, cioè ce l'hai nel nome praticamente. Esatto, esatto. E io sono consulente certificata di Marie Kondo, appunto, nonché professional organizer. Iscritta all'associazione APOI. Poi da qualche giorno sono entrata anche nell'associazione ICD, perché mi rendo conto che più lavoro in mezzo al disordine, più mi rendo conto di quanto fare ordine crei benessere. Questa è quella degli accumulatori seriali? Esatto, esatto, proprio perché voglio dare un contributo ancora maggiore alle persone, no? Mi verrebbe da dire alla comunità, però non sono benefattrice, cioè proprio aiutare anche chi veramente soffre disagio, a causa del disordine. Quello è un problema di disagio. È un problema, è diagnosticato, sì, e quindi diciamo che mi sto specializzando su diversi fronti, però devo dire che Marie Kondo ce l'ho nel cuore. Io conobbi, o meglio, iniziai a leggere il libro di Marie Kondo grazie a un viaggio che feci in Giappone, un viaggio pasquale, e sentii parlare di Marie Kondo prima, però l'associavo solo alla valigia e dicevo, mamma, che me frega di sistemare la valigia, non viaggio. Però poi, in loco, Marie Kondo è giapponese, sai che io credo molto nell'energia, nei posti e tutto, si vede che ho ricevuto la chiamata e ho iniziato a leggere i libri e ho detto, pensa a te, vuoi vedere che questo fa per me? Perché io nasco accumulatrice, non a livelli eccessivi, però compravo tante cose perché non ero soddisfatta. E quindi tante volte si pensa, compro per colmare dei vuoti, quando invece non colmi nessun vuoto, anzi vai a creare ancora più disordine e ancora più disagio all'interno della casa e dentro di te. Come il mangiare, no? Penso che sia molto guardata la cosa. Perché alla fine quelli che mangiano, poi però alla fine non fanno bene al proprio corpo, perché poi molto spesso si deformano e stanno anche male. Quindi. Esatto. Quindi cosa feci? Tornai a casa e feci il mio percorso di riordino seguendo alla lettera il metodo KonMari. Percorso che durò quasi 4 mesi e mezzo, 5, perché ma anche lì, qui. In Giappone, quindi l'hai fatto? No, a casa mia. No. Ah, ok. Sono tornata dal Giappone dopo aver letto i libri e dissi, allora, se funziona con me, vuol dire che può funzionare con chiunque. Effettivamente ha funzionato. Il metodo KonMari è un metodo molto metodico, scusa il gioco di parole. Ma è giusto che sia così. Non potrebbe non essere altrimenti, insomma. Esatto, quindi ci sono 5 categorie, parti dai vestiti, prosegui con i libri, i documenti, i kimono, che sono gli oggetti misti, e i ricordi. E io appunto segui queste 5 categorie in questi 4 mesi e mezzo, 5. Devo dire che con me ha fatto il miracolo, chiamiamolo miracolo, con tutte le dovute precauzioni. Perché? Perché innanzitutto beneficio a livello di casa, io mi vergognavo a invitare le persone perché la casa era un disastro e questo l'ho riscontrato in tantissimi clienti, si vergognano della propria casa. Ma fammi un esempio di disastro, perché poi ognuna di noi brava ha il suo concetto, esatto. Perché per esempio anche io dico, mamma mia, c'è la casa che è un casino, poi in realtà magari arriva qualcuno e dice, ma dov'è il casino? Cioè, nel senso, quindi poi ognuno magari, ecco, facci capire il disastro tuo. Il disastro si ha quando non si ha mai scelto una collocazione per le cose. Quindi tu entri in casa, la borsa la lanci,
Ma perché dov'è il posto delle borse? Che ne so, dove capita? Non è stato definito, insomma. Il cappotto, il giubbino sulla sedia, magari dove sono seduta io adesso, che è all'ingresso. Compri qualcosa? Non hai voglia di metterlo via per diversi motivi. Innanzitutto perché tu hai provato gioia e adrenalina nel momento in cui l'hai comprato, hai strisciato la carta, hai aperto il portafoglio e quindi lì ti senti ricca, no? Perché ho qualcosa di nuovo. Ma dopo un po' quell'emozione, quell'eccitazione compare, ti passa, e quindi tu prendi il tuo bel sacchettino, lo lanci sul divano o lo lasci lì per terra per giorni e giorni, o addirittura all'interno del sacchetto lo metti nell'armadio dicendo poi lo sistemo, e rimane lì dormire per chissà quanto tempo. Vita natural durante. Esatto, perché poi te ne dimentichi anche. Oppure non hai voglia, cioè vivere in un ambiente disordinato ti fa anche passare la voglia di prendertene cura. E quindi non dico che vivessi in un porcile, assolutamente no, grazie al cielo, però in una casa disordinata si fa molta più fatica a pulire, perché dove pulisci? Che ovunque ti giri vedi caos, dove c'è caos e tanto disordine, ragazze, non c'è polvere, c'è schifino, no? Per essere fini. Quindi io non credo tanto a chi dice no, io sono super disordinata, ma sono pulitissima. Come fai? Cioè, le due cose non possono coesistere. Secondo me no. Poi effettivamente anche io me ne rendo conto, con alcune clienti mi dicono io sono disordinata, cioè veramente Ingrid, ho bisogno di te. Poi vedi le foto, perché io mi faccio mandare le foto prima della consulenza, vedo le foto e dico ah sì? Ma logicamente non posso dire guarda, ma va che non sei disordinata. O meglio, inizialmente chiedo perché si sente disordinata. Voglio capire cosa passa nella mente, qual è il suo concetto di ordine. Dopodiché, quando siamo entrate in confidenza e lei ha iniziato a conoscermi, io glielo dico, guarda, la tua situazione è risolvibile in modo facile, semplice, e quindi lei è anche contenta. Ma non dirò mai, ma tu sei pazza. Ma questa però è una tattica, di la verità, è una tattica per tranquillizzarla e dirle ok, non ti preoccupare, non è così uno sfacelo, un dramma. Ma invece nei casi di di disturbo, no? Di accumulatori seriali, io ricordo che anni fa una mia zia comprò una casa a Firenze e mi fece, e gli ho detto, io ero già architetto, e mi fa, dai zia, mandami le foto, fammi vedere com'è l'ambiente dentro. No, ma non si può guardare, non si può vedere, perché adesso è in una situazione non è molto presentabile. Meglio di no, vabbè. Ecco. Faccio, vabbè, ma dai, cosa sarà? Tanto vedo gli ambienti, io ho visto anche delle stalle, delle situazioni in peggiori situazioni, cioè, voglio dire, non mi stupirò. No, ma tu non puoi capire che cosa c'era dentro quella casa. Cioè, sacchi, cioè, questi ci abitavano, sacchi di vestiti accumulati da quelle parti, coperte, materassi, cioè, e io ho detto, ma questa cos'è? Una discarica? Cioè, sembravano di entrare nella casa del serial killer, no? Di queste situazioni abbastanza, cioè lì si capisce proprio che c'era una persona con gravi problemi. Il fuori corrisponde al dentro, assolutamente. Quindi, allora, grazie al cielo non mi è ancora capitato di aiutare queste persone, anche perché prima di propormi o di accettare dei lavori con persone che vengono alle quali viene diagnosticato un disturbo d'accumulo, io voglio studiare, voglio essere pronta, voglio farmi un percorso, perché è giusto così. Perché chiama proprio disturbo d'accumulo, quindi è proprio una patologia, cioè è stata diagnosticata come una patologia. Sì, è una patologia. Ah, ok. È una patologia. E, quindi prima di aiutare queste persone, cioè con la salute fisica e mentale non si gioca. Quindi non che io desideri giocare, però voglio essere veramente pronta e brava. È giusto, quindi, perché comunque lì entrano anche delle dinamiche diverse, che appunto, molto più delicate. Quindi torniamo alle situazioni semplici, insomma, alle cose normali, accumulatrici incasinate, diciamo così. Esatto, quindi torno dal mio viaggio in Giappone, mi faccio tutto il mio riordino, vedo quanto
mi ha effettivamente cambiato la vita, ma non solo a livello di ordine, anche partendo dall'ordine della mia casa e attraverso tutto il percorso di riordino, grazie appunto alla modalità di Cernita, ossia devi scegliere, quando devi riordinare devi scegliere. Perché anche un riordino senza anche Cernita, buttare, no? Cioè, il famoso decluttering, anche brava. Se eliminare cose. Questo riordinare senza senza fare appunto delle cernite è un sistemare. Mettere di qua, mettere di là, nascondere, girare. Invece per fare un effettivo riordino devi fare delle scelte. Tra cosa? Tra tutto. Tra tutto, tutto quello che hai. E su che base scegli di tenere o no un oggetto? Io l'ho fatto sulla base della gioia, come dice Marie Kondo. E quindi io prendevo un capo o un vestito, appunto, o un oggetto, qualsiasi cosa, lo sentivo, capivo se mi dava gioia, se mi piaceva, se lo volevo ancora, mi facevo tantissime domande, fino a quando appunto decidevo in maniera consapevole, lo tengo o lo lascio andare. Ebbene, durante tutti questi mesi ho imparato così tanto bene a farlo con gli oggetti che poi la mia mentalità è entrata nel metodo con Mari. Quindi sapevo come fare. Oramai le mie aspettative erano altissime, io pretendevo per me stessa solo cose che mi dessero gioia. Cosa significa questo? Che oltre agli oggetti, nel calderone sono finite anche le amicizie. Ma, quindi io ho salutato. Questo, cioè, a proposito di decluttering in generale, quindi di persone tossiche, di cui appunto abbiamo preso un cenno di questo discorso, che appunto è stato molto... ha destato parecchio interesse. Quindi interessante questa cosa. Ma certo, ma perché è un percorso, interiore. Si parte dal riordino della casa, ma quando tu vai a selezionare tutto ciò che hai in casa, ogni cosa ha un ricordo, ogni cosa ha un, tra virgolette, energia. E fai un tuffo nel passato. Tutto quello che hai acquistato, che ti hanno regalato, che hai tenuto, fa parte di chi eri, fino al momento stesso in cui cominci il riordino. E quando tu vai a selezionare tutte quelle cose e per ogni cosa hai un ricordo, ti ricordi il momento in cui te l'hanno regalato, ti ricordi l'occasione nella quale hai indossato questa cosa, ti passa in rassegna tutta la tua vita. E lì ti chiedi, sono felice, sono soddisfatta, cosa potevo fare di diverso? Ebbene, con la consapevolezza che acquisisci durante tutto il riordino, capisci che se fino a quel momento ti sei anche accontentata delle cose che ti circondavano, da quel momento in poi inizi a mettere te stessa o te stesso al centro della tua vita, come teoricamente dovrebbe essere. Perché è giusto così. Perché in qualche modo senti, hai sperimentato su te stessa quanto benessere ne deriva e quindi di conseguenza lo cominci ad applicare anche ad altri, su altri ambiti. Sì, lo applichi dappertutto, col lavoro, con le amicizie, con le circostanze, con i fidanzati. No, beh, mio marito è rimasto sempre quello. Però puoi applicarlo con tutto. Impari a dire no se ti rendi conto che qualcosa non ti fa star bene. Cioè, non è un riordino puramente estetico, è una rinascita, è proprio una rinascita. Ci sono poi persone che accettano e che sono felici per te, che magari ti chiedono come hai fatto, voglio farlo anch'io. Ci sono persone che però, abituate a vederti come eri prima, notano questa differenza e dicono, no, momento. Scappa da ridere perché è una costante, abbiamo delle affinità assurde. Qui c'è qualcosa che non va. Se fino all'altro ieri io, per come ero io e per come era lei, io riuscivo un po' a girarmela come volevo io, perché adesso lei mi dice di no? Perché ha iniziato adesso... a mettere i palettini, ha iniziato a dire no. E allora quelle persone lì, sai che cosa dico? Ragazzi, io sono così, se vi va bene, bene. Se no, non siete un valore aggiunto alla mia vita, tanti saluti con gioia e baci, ciao. Saluta, io dico sempre, saluta Massor. Esatto, esatto. Senti, esatto. Ma ti volevo fare una domanda mentre parlavi, no? Questa cosa veramente molto interessante e reale, no? Che tu hai vissuto su di te.
secondo te, no, è una cosa che sente chi lo fa per mestiere, perché per te ormai è diventato un mestiere, quindi lo hai studiato, lo hai applicato n volte, no? Perché io vedo che anche nel lavoro e in tutte le attività manuali e intellettuali, quello che conta è, per farteli entrare dentro, è la ripetizione, sì, no? Quindi sicuramente questa cosa è diventata ancora di più parte di te per via del fatto che è diventata, diciamo, una routine, tra virgolette, no? Cioè per te un'attività, quindi un qualcosa che si ripete e quindi ti è entrata proprio dentro. Secondo te, quindi la domanda è la seguente, le umane normali come noi, no? Che non lo fanno di lavoro, ma cioè tipo io ogni tanto decido, per esempio sono tornata un pochino prima dalle vacanze, perché comunque i miei figli avevano, mia figlia aveva gli esami di riparazione quest'estate e io nel mese in cui lei studiava per gli esami di riparazione, quindi eravamo a casa, ho ribaltato a livello organizzativo la casa, per cui mi sono detta ok, oggi ho fatto una settimana di remise, ma non di immagine, perché io ho anche questa problematica psichiatrica che ripitturo la qualsiasi. Però questa volta ho detto no, devo mettere a posto gli armadi, mettendoli a posto come andrebbe messo, insomma, come andrebbe fatto. Sì. Però io questa cosa la vivo con disagio, cioè mi dà, cioè il pensiero, no, anche del cambio armadio così, mi fa, cioè non è che sono lì la mattina che dico yeah, che bello, faccio gli armadi oggi, no, cioè dico mamma mia che ansia, cioè, mi viene l'ansia. Poi quando sono in mezzo al delirio, no, di tutte le cose tirate fuori, perché io ho svuotato tutto, sì, poi magari ti darai tu le tue tips, e quindi c'è un momento in cui ti trovi nel caos più globale, più totale, perché ho riorganizzato per categorie, tipo la biancheria, no, perché ho anche gli armadi della biancheria. Tante cose ho detto, ascolta, io sta roba ma non la uso mai, ma che me importa, la prendo e la do via, e quindi ho fatto le sacche per darla via, eccetera, eccetera, ma è un lavoro. Alla fine, quando l'armadio lo chiudi, che è a posto, che lo vedi, se Dio vuole, finalmente in ordine, però con una logica naturalmente, ti senti, cioè, leggera, ma proprio una roba, cioè è una soddisfazione pazzurda, cioè ti senti proprio contenta, che quando lo vai lì, apri, dici oh, adesso so dove sono tutti gli asciugamani e con le lenzuola ordinate per quelle singole, perché nella normalità è sempre un butta su di caos, di cose, no? Cioè nella velocità, nella vita di tutti i giorni, anche perché non sempre rimettiamo a posto tutto. Però mettendo a posto per categorie, un pochino, però si tende sempre a mischiare. Come si fa a tenere gli armadi, le cose un po' nella continuità? Cioè, diciamo, come facciamo se vogliamo riorganizzare un ambiente, un armadio, o avevamo detto che stasera parlavamo un po' di riuscire a creare uno spazio in casa da ritagliarci per le nostre attività manuali, che inizia l'inverno, quindi inizia l'autunno, diciamo, e quindi è bello anche stare a casa, no? A fare qualcosa di manuale. Sarebbe carino ricreare, ritagliarsi un piccolo spazio. Come fare? Da che parte cominciamo? Allora, mamma mia, quante cose! Dunque, alla base di un riordino efficace e definitivo c'è solo una cosa, una: la motivazione, volerlo fare. Se vuoi farlo, non importa quanti vestiti tiri fuori, non importa quanti giorni ti ci vogliono, ma tu sai che lo fai per quell'obiettivo, per quello scopo. Una volta che l'avrai finito, tu sarai la gioia fatta persona. Quindi capisci perché lo vuoi riordinare, cioè perché hai bisogno di ordinare. Io quando lo feci perché appunto mi piaceva invitare le persone a cena, gli amici a cena, ma mi vergognavo. Tanti tanti altri motivi, però avevo un obiettivo. Quindi ogni minima criticità rimboccavo le maniche e la superavo. Certo. Quindi, uno, devi volerlo. Secondo, devi sapere esattamente tutto quello che c'è. Perché non vorrei che si facesse confusione tra l'ordine, quello bello estetico, anche funzionale, e l'ordine a 360 gradi. Tu immaginati un armadio
esteticamente perfetto, meraviglioso, dove tutto per colore, tutte le forme, i cassettini, che cavolo dici, bellissimo. Però ti rendi conto che c'è qualcosa che non va e non ti senti completamente soddisfatta. Perché? Perché pur essendo bello, dentro non ci sono i vestiti che ami. E tu lo sai che non ci sono i vestiti che ami, quindi tu lo apri e dici non ho nulla da metterti. La Peppa, con tutte quelle robe che hai, non è nulla da metterti. Questo, però questo, ascolta, questo è un problema di noi donne grave. Cioè, questo è da psichiatra. Perché cioè, anche mia figlia, che ha 15 anni, apre l'armadio, che tra un po' gli arriva una roba addosso e dice, mamma, cioè, io non ho niente da mettermi. Cioè, no, spiegami questa cosa, perché dobbiamo trovare una soluzione. La verità, sai cos'è? È che se noi continuiamo a tenere cose che non amiamo, queste cose vanno a nascondere le cose che amiamo. Quindi l'armadio è tutto bellissimo, stile Chiara Ferragni, che poi non ce l'ha così tanto ordinato, spero non guardi, però è vero, rispetto a un armadio meno bello esteticamente, ma con tutti i vestiti che ami, con tutte le... magari pochi, però quelli che ami, e che tu chiudi gli occhi alla mattina, apri, prendi e dici wow. L'amore per gli oggetti che ami, fanno il 99% dell'armadio perfetto. Poi ci sta un pochino di estetica, così. E nel momento in cui nel tuo armadio ci sono solo le cose che ami e che usi, sarà estremamente più semplice, e qua ci metto la mano sul fuoco, prendertene cura. Cosa significa? Hai fatto la tua cernita, hai scelto cosa davvero vuoi tenere. Hai cercato le varie collocazioni a livello di funzionalità, quindi o non c'è cambio di stagione perché l'armadio è grande, o c'è il cambio di stagione però è tutto messo via con criterio, tutto o nelle scatoline se non ci sono troppi cassetti, che è il problema di molti armadi di adesso, si tende a mettere tutto appeso e poi il problema è capito, ma c'è lo, più di così non è che si può allargare, quindi puoi metterli dove vuoi, puoi piegarli come vuoi. A me non interessa niente se si piegano i capi col metodo KonMari o con il metodo classico. Ognuno può piegare i capi come vuole. Quelli arrotolati. Sì, piegati, sì, non arrotolati, però ci posso uscire, no. No, a me non interessa. Delle magliette tutte arrotolate, sì, che le mettono tutte così. Esatto, ma sai perché lo si fa? Io lo faccio perché il mio armadio non è grandissimo. In questo modo, mettendoli tutti così, io li vedo tutti, tu vedi tutto quello che hai. Tu pensa invece un cassetto dove metti la maglia qua, se tu lo apri, la maglia sotto, ciao ciao bicio micio, te la dimentichi, a meno che tu ogni volta devi tirare su e guardare. Quindi il metodo KonMari, la piegatura del metodo KonMari per me è straordinaria, perché ho lo spazio piccolo, ho bisogno di ottimizzare i miei spazi, e perché vedo tutto, trovo tutto. Col metodo KonMari non è vero che i capi si stropicciano se fai attenzione a non riempire il cassetto più di tanto, perché in qualunque modo se tu delle maglie le stringi, le righe di piegatura si tatuano, possono essere messe in verticale o in orizzontale, il peso fa le grinze, no? Non la modalità di piegatura. Comunque. Ma anche, cioè, è valido per tutti i capi di abbigliamento, cioè oltre magliette anche i maglioni, ma tipo le gonne, i pantaloni, tutto rotolato? Allora, ci sono dei capi che io non piego, ma perché? Perché mi piace vederli appesi. Le giacche, le camicie di mio marito, io ne avrò tre, sì e no, però anche lì li appendo, dei pantaloni magari fatti di quel tessuto che sguscia via e se lo pieghi non riesci a piegarlo, quindi li appendo. Delle gonne tutte un po' frufru, in tulle, tutte quelle bellissime, ma non perché non si possano piegare, perché si può piegare tutto, ma perché io quando apro l'armadio e le vedo mi fanno impazzire, perché io le amo ste cose. Quindi tengo appeso le cose che apro l'armadio voglio vedere e mi piacciono da vedere. Poi i cappotti, i giubbotti, quelli non li piego. Dei vestiti particolarmente lunghi o che appena li guardi si stropicciano, ecco, quelli li appendo, non li piego. Ma volendo puoi anche o non appendere niente e piegare tutto, o appendere tutto e non piegare niente.
Quindi c'è questa è proprio ragazza scelta. Che sta scrivendo, questa, stavo leggendo questo messaggio. Brava, che io non vedo fino a lì, devo mettere gli occhiali. Allora, no, anche io già tanto che riesco a vedere, quindi vabbè. Il mio problema è la pigrizia nel riporre, quindi temo che mi verrebbe voglia di piegare tutto, e questo credo che sia un problema del 90% degli umani, cioè delle umane normali, insomma. Io voglio... Allora, voglio fare la domanda a questa ragazza. Lei ama tutto quello che ha, cioè i suoi vestiti? Vale Iengo. Ok. Chiudendo a te, quindi. Esatto. Sei soddisfatta? Sei felice del tuo armadio, di tutti i vestiti che hai? O ce ne sono alcuni che non ti fanno particolarmente gioia e quindi non ti viene neanche voglia di starci dietro più di tanto? Perché in primis, se davvero, davvero ami il tuo armadio, o meglio il contenuto, o anche l'armadio in generale, cioè, se tu ami qualcosa, te ne prendi cura, ma con gioia, non con che bal, però devo piegare, devo sistemare. Per carità, ci sono dei giorni che neanch'io ho voglia di tirare fuori le cose dall'asciugatrice e metterle via. Però poi dico, dai Ingrid, allora ci metti 3 secondi adesso e poi non ci pensi più. Ma io cosa penso? Di fronte alle cose che ci scoccia fare, no? Di fronte alle cose che ci fa fatica fare, no? Faccio un esempio. Fare ginnastica? No, a me non mi diverte. Non pervenuta. No, non mi diverte affatto. Anzi, lo trovo veramente una grande rottura di scatole. Però la faccio, ok? No, io no. Cucinare è una cosa che a qualcuno piace. A me no. Mangio, sì, ma cucino poco. Cioè, quindi, vabbè. Però perché si fanno queste cose? E perché ci sono persone che le fanno anche con costanza, determinazione e continuità? Perché non pensano, ed è esattamente quello di cui si parlava, dell'argomento di cui parlavi tu prima, no? Pensano al risultato. Cioè, sì. Tu pensi come ginnastica, come ti senti dopo aver fatto l'attività fisica? Sai, perché l'hai fatta, che starai meglio mentalmente e ti sentirai magari un po' più stanca, però poi ti fai una doccia, ti riprendi e ti ripigli, l'energia riesce fuori, no? Quindi ti senti meno, insomma, incordata, eccetera. In più il corpo ne beneficia, oltre che la mente. Quindi anche la cucina, no? Quindi ti metti a cucinare, alla fine sai che devi tagliare, cioè non mi venite a dire che voi, ci sono persone che si rilassano. Anche stirare, no? Però alla fine avrai tutti i vestiti stirati, alla fine avrai un bel manicaretto da preparare, da mangiare per te o per chi ami. Quindi fondamentalmente queste operazioni si fanno sempre per avere un risultato. Quindi come in tutte le cose che si rispettino, degne di nota, e che facciamo chi con maggiore motivazione o meno. Certo che ecco, per esempio, il lavoro che ho fatto io nel mese di agosto, dove ho praticamente preso man mano, ho fatto una settimana, tutti gli armadi del corridoio, ho diversi armadi. Poi ho preso il mio armadio, ho detto, vabbè, Dio se ne scampi i libri, ho anche chiamato una persona che mi aiutasse per riorganizzare tutto, perché ho una cabina armadio, ho un armadio, quindi abbiamo svuotato tutto, rimesso a posto, sì, sempre per categorie e per colore. Però ecco, queste cose non si fanno sempre, no? No, quindi... no. Attenzione. Ecco. Il riordino, per come lo intendo io, ossia fuori tutto, cernita, collocazioni e ciao, lo fai una volta sola nella vita, ma così che ti richiede mesi. Quello che tu farai dopo sarà rimettere le cose al proprio posto una volta che le hai utilizzate. Ti capiterà di fare col tempo, coi mesi, negli anni, di vedere dei capi o degli oggetti e dire, ma sai che cosa c'è? Non mi dà più tanta gioia sta cosa. Quindi, in quel momento, deciderai che è giunto il momento di salutare quell'oggetto. Ma non parliamo di sacchi e sacchi di vestiti, come hai fatto durante il primo riordino. Certo. Parliamo di 1, 2, 3 capi, giusto perché, ma è normale, noi maturiamo, cresciamo. Io adesso ho lasciato andare dei vestiti che non ho lasciato andare 3 o 4 anni fa quando ho fatto il mio percorso, ma perché io sono invecchiata, chissà, no?
alcune cose non mi piacciono più, poi da che ho fatto armocromia, no comment. Oh mamma, aiuto. No, bellissima, 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 va bene. Ci sta, vabbè, ma è normale, perché si cresce e si cambiano i gusti. Insomma, il corpo cambia, quindi anche certo, non si può vestire più come quando avevi 20 anni, a 50 o a 40, ecco. Esatto. Però quello che fai è poco, è un non nulla rispetto a quello che hai fatto con il primo e unico vero riordino. Ecco, vai. No, stavo cercando di leggere con la mia cicagna. Vale, perché ci ha risposto, sì. La ragazza di prima, no? Ha detto, però proprio il rifiuto, ad esempio, anche di togliere i panni. Che cazzo, ma con i panni? I panni allo stendino, perché poi devo riporli. Cioè, no, prima li devi stirare, generalmente funziona che... Vabbè, questo è un caso clinico, questa non ce la può fare. No, poveri. Ci sta che anche ci io sta, ho ma voglia, rimangono là per giorni e stanno ci sono là dei giorni. Guarda, adesso dirò una cosa che farà rabbrividire. Allora, ci sono delle sere dove arrivo talmente stanca dopo cena che dico, sai che c'è? Io adesso non ho voglia di fare la lavastoviglie. Metto lì, sparecchio, ma dico, ciao, adesso vado a riposarmi e ci vediamo domani mattina. È una cosa che va bene? Perché lo faccio anch'io. Cioè... Ma allora, nella misura in cui tu stai bene, non hai sensi di colpa, ma poi sensi di colpa di che? No, infatti. Se non ti autogiudicare, ma chi se ne frega? Devi essere easy. Il riordino e comunque la mentalità che poi ti viene dopo, non è così. E no, tu tutte le mattine devi fare il letto, tutte le sere appena pulire, tipo caserma. No? Cioè, diventa veramente paranoia. Poi, nel mio caso, no. Io prendo la mia casa come un nido dove sto bene. Esatto. Non un luogo che mi crea ansia da prestazione. No, anzi, se non la casa ti deve accogliere, no? Quindi deve essere un luogo che ti fa stare bene. Aspetta che continua a scrivere, dice, altro problema... Mi devo mettere gli occhiali perché qua la situazione comincia a intozzarsi, come si suol dire. Aspetta, perché è lunga la storia, io sono cieca. Allora dice, oh, finalmente, altro problema, messo un capo poi non mi viene da riporlo perché è usato, soprattutto in questo ultimo periodo con il COVID. Oh, fantastico. Allora, io in bagno ho chiamiamolo appendino che ho comprato carino, che ha la famiglia, papà, mamma e due figli in mezzo. Vabbè, io ne ho solo uno, l'altro faccio finta che sia il mio cagnolino, e ce l'ho appeso, e che cosa faccio? Io metto lì il pigiama quando mi spoglio la mattina e metto lì i vestiti che ho utilizzato quel giorno, perché non sono sporchi, cioè, voglio dire, non è che, tranne quando vado a lavorare, che comunque un pochino di polvere ci sta, e quindi quelli finiscono subito in lavatrice, punto. Dipende però, poi se... uno che lavoro fa, quanto tempo è stato. Esatto, però ad esempio, guarda, io questa maglia l'ho messa poco fa, perché ho detto, devo essere decente e presentabile. Poi ho visto le tue storie, tu eri tutta bellina, io ero un cesso a pedali, quindi ho detto, diamoci una sistematina. Però... cesso a pedali. Cioè non puzza, quindi nel senso posso rimetterla anche domani. La metto su quell'appendino lì. Sì. Poi è logico, se esco, magari domani la utilizzo... non lo so, vado a fare la spesa a qualcosa, a una certa la metto in lavatrice, però devo promettere una cosa, io amo fare la lavatrice. Amo l'idea che butto le cose sporche e magicamente escono lavate, pulite e profumate. Oddio, è proprio un lavaggio mentale. La lavatrice per me è l'accessorio dopo la friggitrice ad aria più bello del mondo. Sì, la friggitrice ad aria. No, cos'è la friggitrice ad aria? Poi te lo spiego, poi te la racconto. Comunque... se ad esempio però non hai voglia di fare la lavatrice tutti i giorni o i vestiti non sono particolarmente sporchi, allora io ho l'asciugatrice, metto dentro i vestiti per l'asciugatrice, utilizzo uno spray apposta, sai, quelli un po' igienizzanti eccetera, butto dentro, programma refresh, se non erro sono 10 minuti vapore, igienizza, mette lì, profuma, e quindi ovviamente non è che lo vada a rimettere perché non è lavato.
però lo tengo fuori. Però rinfrescato, bella. Lo rinfreschi. E c'è questo programma nella lavatrice, io non l'ho mai usato. Nella asciugatrice. È vero, sì, in asciugatrice. Poi, io non mi cambio tutti i giorni, nel senso, non sono patita di moda che se non vado in giro tutta coordinata, perfetta, non mi sento a mio agio. Se io metto un paio di jeans e comunque non faccio la maratona di New York, io me li rimetto il giorno dopo se posso. Ma certo. Cioè, io riutilizzo comunque i vestiti un paio di giorni, dopodiché finisco in lavatrice. Senti, scusa, allora, qua mi stanno scrivendo. Anch'io la friggitrice ad aria. Allora, adesso io vorrei lasciare 2 minuti e mezzo per la friggitrice ad aria, perché io non ho mai sentito parlare di friggitrice ad aria. E poi dobbiamo... che mancano pochi minuti, se no dopo chiudiamo con la diretta. Ventina, dobbiamo rifarne un'altra. Sì, assolutamente, dovremo, perché gli argomenti qua ce ne sono un tot. Poi magari, ragazze, anche voi suggeriteci degli argomenti che vi piacerebbe che noi trattassimo in un prossimo ciclo di dirette che faremo, magari una rubrica. C'è tanto tanto da parlare. Allora, friggitrice d'aria meravigliosa, acquistata su Amazon, l'ho acquistata su Amazon, tu metti tutto quello che vuoi all'interno, io scongelo il pane, proprio congelato, scongelo il pane, metto le polpette, gli hamburger, la carne, il salmone, stasera ho mangiato il salmone, il trancio bello di salmone, metto dentro, patatine fritte, tutti quei già, quelli surgelati, tipo, che ne so, le olive ascolane, tutte quelle cose lì, le butto dentro. Scaldo la pizza o il pane, magari che era un pochino fuori, lo scaldo. Io la uso per tutto, non uso più l'olio, quindi non friggo più, olio eliminato. Non ci va l'olio dentro? Cioè, senza allora, olio. Può non andarci. Volendo, sai che cosa puoi fare? Puoi prendere le patate e le metti in una ciotola, le tagli, ci metti un cucchiaio d'olio, ma giusto per mescolarle su, e poi le butti nella friggitrice ad aria. Quindi tutto leggero, non c'è puzza di fritto, perché non è fritto, però ti dà quella croccantezza che ti fa dire: oh, che buono, posso mangiarne anche di più perché non si ingrassa, non è, no? Non è pesante. Figa, non è pesante questa cosa. Vogliamo un tutorial sulla friggitrice ad aria, come minimo, adesso. Allora, dici una cosa, tanto ci sono le ragazze che sono impazzite, che ti stanno ringraziando, dicono che sei fantastica, che sei bravissima, grazie, che sei un mito e che hanno scoperto una persona fantastica e che quindi, insomma, sono nuovo amore, bellissimo. È peccato che tutti questi messaggi poi si verranno cancellati, purtroppo. No? Rimangono nel cuore, vai tranquilla. Perché non si tengono questi messaggi, sono bellissimi. Io sono disordinata, devo imparare da zero e tu mi stai aiutando. Friggitrice d'aria, che per corso consigli per iniziare con il metodo con Mari? Allora, su questo ce n'era anche un'altra, ma intanto dici così. Allora, il metodo con Mari è estremamente semplice, quindi innanzitutto crea la tua visione. Perché vuoi riordinare? Qual è la tua vita ideale? Che cosa vuoi fare una volta che avrai riordinato? Io voglio riordinare perché non voglio più perdere ore a sistemare tutti i giorni. Quando io torno a casa non voglio sedermi sul divano con i miei bimbi che vogliono giocare, ma io mi guardo intorno e non sono serena perché vedo casino di qua e casino di là. Quindi, chi vuoi essere tu realmente? Come vuoi essere? Poi, quindi questa è la motivazione che ti fa muovere, no? Che ti fa rimboccare le maniche e dire, ok, lo faccio. Dopodiché, secondo proprio il metodo con Mari, devi suddividere tutto quello che hai in casa in 5 categorie. Vestiti, quindi parti con i vestiti. Poi, una volta terminati i vestiti, fai i libri, i documenti. Ma i libri, aspetta, dei libri cosa bisogna fare dei libri? Come per dimensione, allora, colore? Come... Esteticamente ognuno può fare come vuole. C'è chi li ama per colore, c'è chi li ama per dimensione, c'è chi li ama per... tipologia, categoria, autore. Ognuno con i propri libri può fare quello che vuole e non c'è un metodo unico per le cose. Non c'è una posizione che devono ma essere no, appoggiati, no, piuttosto che appoggiati così, ma no, chi se ne frega. Però tutti i libri che hai devi amarli, puoi anche non leggerli da 27 anni, però se sai che quel libro fa parte di te e guai a chi te lo tocca, tu lo puoi tenere. Non c'è un limite a quanti libri tu puoi tenere. Puoi tenerne 8 miliardi a condizione che tu abbia lo spazio dove metterli,
prendendotene cura, non che c'hai tanto così di polvere sopra, ma io li amo i libri, va bene, pensa se non li amassi, tanto così di polvere. Ingrid, ma... passiamo, che abbiamo poco tempo, sì. Passiamo al come fare in casa se vogliamo ricrearci una piccola zona e non sappiamo in quale area della casa, cioè a seconda di quale... come ci possiamo orientare per scegliere una zona per dedicarci alle nostre attività manuali? Qua dipende tanto da tante cose: casa grande, casa piccola, quante stanze. Io ho una casa piccolina con cucina, sala dove sono adesso, due camerette e due bagni. Io faccio lavoro da casa, vabbè, principalmente fuori, però le consulenze le faccio anche online. Ecco, facciamo un esempio: una vuole fare lavoretti manuali o crearsi un mini ufficio perché vuole lavorare da casa. Dove allora, io sconsiglio, devo dire la verità, la cucina. Perché? Perché se consideri che è uno svago, magni punto primo. E poi faccio l'esempio di me: io ho il computer e me lo posso portare ovunque, ma se io lo tengo in cucina, io non stacco con la testa. Invece in cucina uno deve mangiare, si deve rilassare, deve stare con la famiglia. Dopodiché, finito di pranzare e cenare, può riaccendere il computer magari spostandosi, ma proprio anche a livello mentale è il caso di spostarsi. Poi, noi non abbiamo lo studio, fino a quando mio figlio vivrà con noi, spero il più a lungo possibile da mamma, sono, però la camera è sua. E lui ha la sua scrivania, eccetera. Qua in sala non so se si vede tantissimo, c'è questa zona, questa, e allora mio marito è fissato con la musica DJ a 50 anni, ma vabbè, no comment, e lì c'è il suo computer. Guai se io mi metto lì, perché lui è geloso delle sue cose. E quindi gli ho detto, vabbè amore, non ti preoccupare, tanto ci vado quando tu non ci sei, tanto non gli disturbo, non faccio niente. È carino, è comodo, fa proprio studio, no? Sì. Altrimenti o giù in taverna, ma proprio una cosa ci vado pochissimo perché però non c'è connessione e quindi non riesco a fare dirette, non riesco a fare nulla. Oppure mi metto qua dove sono adesso, che ho il mio trespolo dove c'è lì il bar, mi metto qui e però ogni giorno magari cambio. Ma la cosa che accomuna tutti è: ora io mi dedico a questo. Faccio solo questo, non voglio distrazioni, mi do un tempo, seguo anche delle tecniche che mi ha consigliato una mia amica, proprio di gestione del tempo, eccetera. Faccio solo questo. Finito, chiudo, mi sposto di camera, di distanza, ecco perché non è il caso di tenere in cucina la roba, perché poi se mi sposto di distanza, di solito io vado a mangiare in cucina, quindi è la stessa roba. Avere un posto... io lo chiamo l'angolo della gioia, soprattutto quando si tratta di fare lavori manuali, perché la manualità fa star bene. Non deve essere qualcosa di intralcio, perché poi ti sentiresti le lamentele di tutti i familiari, di marito, ma cos'è sta roba? Poi magari per il marito è una cavolata, per te invece è una cosa importantissima. Quindi cercare di ritagliarti il tuo angolino nel luogo che crea meno fastidio anche agli altri. Poi se mi dici io sono a casa da sola dalle 8 di mattina alle 8 di sera, chi se ne frega, prenditi anche tutta la casa, ecco, esatto. Però io penso al primo lockdown, quando abbiamo dovuto comunque dividere un po' casa, lui stava qui in cucina, mio figlio stava in camera, e scusami, in sala, mio figlio stava in camera e io stavo un pochino in camera mia. Però non volevo tenermelo come momento mio di non distrazione, perché era, io quando lavoro sono felice, io amo proprio questo, non voglio che nessuno mi distraga. Ti dico la verità, stasera, sapendo della diretta, mio figlio è andato fuori con gli amici e mio marito è andato fuori a cena, perché sanno che quando io faccio le dirette non voglio nessuno in giro, perché io devo sentirmi libera di dire le cose che penso. Non importa se poi ci sono 3.000 persone. Perché lì, comunque le presenze intorno mi danno fastidio. Ma poveri, io li amo, però mi sento un po' di non potermi muovere. Poi loro dicono che cambia l'energia. È come se cambiasse l'energia o si viene influenzati in qualche modo. Determinate cose non ci sentiamo sufficientemente libere di dire. No, invece io, come ti dicevo prima, io chiudo il cervello e lascio parlare il cuore quando io parlo del mio lavoro.
Ecco perché non mi programmo mai le dirette. Io devo andare così a manetta, a seconda di quello che sento, no? Dell'intuizione, eccetera. Quindi cercate di far sì che il luogo che create per il vostro hobby, innanzitutto non dia fastidio agli altri, che sia quello, non che, ad esempio, io lavoro col PC, quindi il PC magari in sala, però prendo anche gli appunti e il diario con le penne in cucina, però ho anche, che ne so, la ring light oppure il trespolo per il cellulare, quello dove è in camera, quindi i vari pezzi sparpagliati danno fastidio. Un posticino dove uno preferisce, nel luogo più funzionale, più comodo, che si può mettere lì, chiudere e tenere lì, che comunque sia quello, dove gli altri sanno che quando tu non sei lì, comunque devono rispettare quel posto, altrimenti tardi. Esatto. Ecco. Allora, ultime due domande. Sì. C'era... Puoi finire di elencare la suddivisione delle categorie? Ci chiede. Allora, no. Dico anche una cosa. Io ho creato una checklist 2 anni fa, se non erro, sul mio sito, che è facilissimo, benincasa.me. C'è una zona dove si chiama, dove viene dedicato checklist. Quella è la primissima checklist fatta, però ci sono scritte tutte le categorie: vestiti, libri, documenti, kimono, quindi gli oggetti misti, che sono kimono cucina, kimono bagno, kimono soprammobili, tutti gli oggetti. Cosa vuol dire? Cos'è kimono? Il kimono è un termine, appunto, che utilizza Marie Kondo, che significa oggetti miscellanei. No, oggetti miscellanei, ossia tutto: il computer, il mouse, le candele, tutto quello che non è vestiti, libri, documenti, sono kimono. E si finisce con i ricordi. Perché? Perché i ricordi sono la parte più difficile. Tutto può essere ricordo, mentre fai il tuo percorso, nei vestiti possono esserci ricordi, nei libri ricordi, documenti ricordi, comando ricordi. Non li fai durante le prime collocazioni, perché non sei pronta, non hai ancora allenata la capacità di percepire la gioia, o meglio, non l'hai allenata così come puoi averla allenata nel momento in cui arrivi alla fine. Tutta la casa è fatta, mancano i documenti. A quel punto sei pronta per selezionare i ricordi. Scusa, ho detto ricordi, non documenti. Quindi sei pronta a selezionare i ricordi, perché sai che cosa vuoi effettivamente. Comunque, nella checklist ci sono tutti. Ovviamente è la prima che ho fatto. Adesso nella masterclass io ho quella successiva, quella più completa, però è della masterclass. Però quella checklist è disponibile a tutti. Hello from Tanzania, ci salutano dalla Tanzania. Wow, fantastico! Ragazzi, allora io farei così. Aspetta, c'è un'altra domanda di Michela. Sai che non pensavo potesse essere anche un lavoro? Io amo creare ordine, amo eliminare le cose che non servono e non puoi immaginare che benessere mi dà questa cosa. Sì, ti faccio una domanda però. Ami farlo con le tue cose o ami farlo anche a casa degli altri che magari non conosci, che magari hanno disordine, che ti, magari ti può far venire il mal di testa, che hanno difficoltà a lasciare andare e tu invece sei lì che vuoi dire ma non vedi che non lo vuoi? Ci vuole tatto anche in questo. Quindi è un lavoro sì, ma devi prepararti tanto. Io ho fatto il seminario a Londra con Marie Kondo, ho superato l'esame, ho fatto il training e adesso sono 2 o 3 anni che lo faccio proprio di lavoro. Quindi cerca di capire se lo fai perché ami sistemare, prenderti cura delle tue cose, è facile, o se ami anche farlo per conto degli altri, dove comunque tu vieni in secondo piano, perché nel primo piano c'è la cliente. Alla fine tu fai delle consulenze, no? Quindi segui le persone online e poi vai anche a casa delle persone. Allora, per chi preferisce una consulenza online perché magari è distante, anche se io vado dove capita, perché siamo pochissime in Italia a essere consulenti con Mari. Quindi online, distante, o comunque magari questione di poco, no? Un suggerimento, eccetera, un'oretta, va bene. Domicilio, a casa proprio. Io abito qua vicino a Milano, quindi la zona è questa, Milano, che ne so, Bergamo. L'ultima domanda perché mi spiace, ma è veramente interessantissimo. Sì. Tra l'altro colgo l'occasione, prima di leggere l'ultima domanda, che poi noi ci perdiamo nei mille discorsi, di dirvi ragazze che
non appena termineremo la diretta, vi metterò un PDF con tutte le tips che Ingrid ha preparato per voi dentro il gruppo Telegram. Naturalmente, se siete tutte nel gruppo Telegram, la potete scaricare, ci saranno anche delle domande che vi aiuteranno poi a svolgere questa sorta di iniziazione del riordino. E poi vi chiedo una cortesia, visto e considerato che io registrerò la diretta e poi naturalmente tutti questi tantissimi messaggi che avete messo sotto si perderanno, vi chiediamo questa cortesia, lo decidiamo, insomma, ho capito che anche tu sei disponibile, Ingrid, no? A fare una rubrica, parlare di questi argomenti. Ecco, sotto questa diretta, quando la registrerò, mettete sotto gli argomenti che vi piacerebbe che trattassimo in una rubrica magari tematica su questo argomento, ok? Così rimangono registrati, altrimenti qua perdiamo tutto, ok? Mi chiedeva questa ragazza, aiuto, siamo subissate di messaggi, bambini e riordino, è possibile questa cosa? Assolutamente. Figli piccoli, abbiamo 3 minuti e mezzo. Assolutamente. Vai. Possibile. Ci sono clienti che erano ordinate fino al parto, poi nasce il bambino, disordine completo. È possibilissimo, i bambini imparano da noi siamo i modelli, se siamo ordinati noi, i nostri figli, crescendo nell'ordine, è logico, ci si mette pure il DNA, quindi non è detto che poi loro siano perfettamente ordinati come la mamma e il papà, però se già di base vivono una casa ordinata e gioiosa e capiscono come fare per essere ordinati. Mio nipotino, mio fratello e mia cognata sono ordinati. Mio nipotino, 3 anni e mezzo, si toglie le scarpe prima di entrare in casa, poi le mette nel posto delle scarpe, si toglie il giubbino, sa dove metterlo. Perché c'è il posto delle scarpe? Perché c'è il posto. Giubbino. Quindi sì. Alla base c'è organizzazione spaziale, diciamo. C'è. E il bambino sa dove sono le cose. I bambini, come dice sempre la mia amica Elena Cortinovis, i bambini hanno bisogno di ordine, perché sì, nell'ordine si ritrovano, hanno i loro punti fissi. In un disordine si perdono 3.000 giochi, ma giochi con tutti, sono troppi. Un bambino non ha la nostra testa. Mi verrebbe da aggiungere, in molte case dove io ho fatto trasformazione di ambiente, dove suggerivo come andare a reinventare gli spazi, quando c'erano dei bambini piccoli si tende sempre nel soggiorno, io ho visto centinaia di casi dove nel soggiorno al posto, cioè di, che ne so, mobile, praticamente avevano spostato tutto e c'era questa sorta di mini parco giochi del bambino con tutti gli aggeggini, con tutti questi cose, che è una roba che io dico, ma perché devono stare in mezzo queste cose? Lo so, però io sono mamma, tu sei mamma, soprattutto all'inizio, poi quando il figlio ha 15 anni dici, amore, vai, ci vediamo, stammi bene. Però all'inizio i genitori entrano in simbiosi col bimbo, quello che del bimbo è anche loro. Quindi è bellissimo vedere tutti i giochi all'inizio. Poi il bambino cresce, i giochi aumentano e tu non ce la fai più e dici, boh, ma perché gli continua a comprare cose? Però non è che il bambino se le compra da solo le cose, siamo noi genitori che continuiamo a comprare cose, o i nonni, o gli zii, eccetera, eccetera. E tiriamo fino a quando non impazziamo e diciamo, no, basta, non ce la faccio più, non riconosco più la mia casa. Però il bambino era abituato a vivere un po' nel caos e nel disordine. Comunque la funzionalità spaziale è determinante per capire dove, cioè la funzione significa, devo mettere la giacca quando arrivo in casa, dove la metto, non c'è il posto, prendo un attaccapanni, creo uno spazio per mettere cose. Che il bambino ha i propri punti fissi, noi non possiamo lamentarci con il bambino, ma guarda come sei disordinato, quando poi tu dici, ho capito, ma tu mamma come sei? Io sono adulta e grazie. Diciamo che non è sempre così, infatti ci stanno scrivendo che non è detto, aiuto, mi vero, sempre fa impazzire, io al posto delle scarpe, ma mio marito non mette le scarpe in quel posto. No, il marito è un'altra cosa, ragazzi, i mariti dobbiamo fare una serie apposta, i bimbi sono una cosa, i mariti, e qua io li è un altro con film, è un altro film, è un altro film. Io mi devo lasciare, io e Ingrid vi salutiamo, Ingrid, grazie. Ma grazie a te!
Bellissima, non avevo dubbi, perché noi quando ci siamo sentite già le scintille... Avevamo già capito, anime gemelle, proprio una cosa così. Senti, niente, allora noi ci organizziamo, sentiamo i suggerimenti delle ragazze, registro e poi ci riorganizziamo per una prossima rubrica insieme, ok? Ci conto, va benissimo. Ragazze, grazie mille a tutti, grazie a te. Ciao Ingrid, a presto. Ciao, ciao. Ciao a tutte ragazze, ciao.